Sì, coloro i quali lo hanno aiutato nella latitanza erano soliti cambiare macchine anche nel fare un breve tragitto e quando cambiamo macchine abbiamo capito che si stavano preparando per l'incontro, quello che si è verificato ieri pomeriggio. Il suocero ha cambiato 2 volte auto per portare il figlio all'incontro col padre e quindi è una casa che noi stavamo monitorando da almeno 48 ore e siamo intervenuti e l'abbiamo catturato. Mi ha colpito molto ieri e poi quello che mi è piaciuto constatare interni o esterni all'organizzazione. Io non dico altro perché i dettagli ordinanze. È evidente che seguivamo le persone che noi ritenevamo proprio della cosa, diciamo, punto abbiamo ritenuto opportuno tornare indietro. Il padre dopo un'ora è ritornato a casa da solo. Quindi noi abbiamo avuto la contrarsi con il marito. E quindi in questi 2 giorni, cioè da domenica fino a ieri, cioè di lunedì, di martedì, con la propria autovettura è andato, insomma, ha tirato la nostra attenzione su questa palazzina. Perché effettivamente abbiamo scoperto che questa palazzina veniva che tra l'altro, insomma, è stato chiuso in casa, per intervenire. Effettivamente siamo intervenuti e poi tra l'altro siamo intervenuti perché noi riteniamo che in questa casa ci fossero un solo giorno. Era una casa di passaggio, non una casa dove lui ha fatto la Ho saputo latitanza. forse.